Bene, ciao ragazzi, questo è un tentativo, un esperimento di video lezione a distanza. Qui mi aiuta Urca, mi aiuta Barbaforte, che è forte di tutto tranne che in grammatica e anche paura del coronavirus. Mi faccio aiutare da questo testo, dal testo di grammatica, pagina 540, parliamo dei complementi d'agente di causa efficiente. E, sarà ripasso, sarà novità, comunque gli diamo un'occhiata e cerchiamo insieme di fare questa lezione, tanto per provare a fare qualcosa da casa mentre purtroppo non riusciamo a vederci. Allora, io adesso seguirò il testo e cercherò di spiegarvi qualcosa in più. Complemento d'agente, come vedete, complemento di causa efficiente. Sono molto semplici, eh? Così andiamo un po' avanti e vediamo di approfondire le nostre conoscenze. Quando compaiono questi complementi? Quando ci sono i predicati con dei verbi in forma passiva, altrimenti non ci sono. Quindi, prima cosa, come sempre, facendo l'analisi logica, andare a individuare quale sia il predicato. Se è predicato verbale e se è in forma passiva, allora abbiamo o il complemento d'agente o il complemento di causa efficiente. Da Pasquale, dalle api, vedete da una frana in queste frasi tipo, in questi esempi. Sono uno dei due. La cena è stata offerta da Pasquale, il miele, scusate, è prodotto dalle api. In entrambi i casi abbiamo esseri viventi e quindi abbiamo complemento d'agente. Mentre invece la strada era ostruita da una frana e qualcosa di non vivente, in questo caso il complemento è la causa efficiente. E sono di fatto quelle cose che compiono l'azione, perché in questo caso il soggetto subisce l'azione, essendo il verbo in forma passiva. Il testo ce lo dice anche, ci dice appunto, io l'ho scritto sopra per renderlo più chiaro, ci dice che quando io ho una frase con un verbo in forma passiva e il soggetto quindi di conseguenza subisce l'azione, da Pasquale, vedete sto sottolineando, da Pasquale e dalle api sono complementi d'agente perché sono esseri viventi, mentre invece la frana è complemento di causa efficiente. Come facciamo sempre inserendo nella nostra tabella dei complementi? E vi invito a farlo se non l'aveste già fatto. La domanda a cui questo complemento risponde è da chi, da che cosa, cioè l'azione è stata compiuta da chi, complemento d'agente, oppure da che cosa, complemento di causa efficiente, come sto evidenziando sul testo. Ok? Da che cosa dipendono? L'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo. Dipendono da un verbo in forma passiva. Qui c'è un altro esempio sul testo, questa canzone è stata scritta da Lucio Battisti, da chiunque sia. Vediamo ancora, sempre andando avanti sul testo. Questa lezione durerà poco, 10 minuti, spero di non annoiarvi, però proviamo a fare questo esperimento, anzi poi vi chiedo di dirmi se vi sia piaciuta. Qui sotto, in questo box, ci sono un paio di esempi. Il telegramma è stato consegnato dal postino. Vedete, il telegramma soggetto è stato consegnato, predicato verbale passivo, di nuovo insisto su questa cosa, dal postino complemento d'agente. Perché complemento d'agente? Perché il postino è un uomo, un essere vivente. Poi, se voi trasformaste da forma passiva a forma attiva, il complemento d'agente diventa soggetto. Torniamo su, tanto per dare un'occhiata a quelle frasi. Torniamo giù, così almeno magari prendete il mal di mare che sta venendo anche a me. Vedete, il postino ha consegnato. Adesso proviamo a scrivere queste cose su un blocco note. Io scriverò come sempre con la mia scrittura assolutamente disastrosa. Spero che voi capiate, tanto ormai siete abituati alla lavagna. Però qui questo programma nel frattempo scrive anche, vedete, in modo comprensibile quello che io sto scrivendo a mano. Quindi l'auto è stata urtata dal camion. Addirittura l'iPad capisce, quindi spero che capiate anche voi. In questo caso, ecco, l'iPad capisce ma più o meno, perché ho scritto peggio del solito forse. L'auto, cosa? Sì, dice che scrivo male anche lui, anche Barbaford. Vabbè, sì, ciao. Allora, dal camion complemento di causa efficiente, perché il camion non è un essere vivente. Anche qui il predicato, questo è il soggetto, l'auto che subisce l'azione di essere urtata, quindi il predicato è stata urtata, predicato verbale, di nuovo in forma passiva.
passiva. Molti di voi l'avranno detto, io di nuovo lo ripeto, vedete, soggetto, predicato verbale in forma passiva, causa efficiente dal camion, che risponde alla domanda, è stata urtata da che cosa? Dal camion. Complemento di causa efficiente. Qui lo scrivo di nuovo, camion non vivente, non è un essere vivente, quindi causa efficiente. Spero che questo sia chiaro, ma adesso andiamo avanti. La torta è stata preparata dalla mamma, ok? Quindi in questo caso, di nuovo, predicato verbale, forma passiva. Anticipatemi, penso che riuscireste già a farlo, la torta sarà soggetto e dalla mamma sarà complemento, essendo la mamma un essere vivente, complemento d'agente. Vedete, la torta soggetto, dalla mamma essere vivente, quindi adesso ci arrivo anche a scriverlo. Da chi? Qui risponde alla domanda da chi, non da che cosa, proprio perché la mamma è un essere vivente. Il complemento d'agente, infatti, da chi intende anche se fosse un animale, quindi basta che sia un... Scusate, tiro sulla sedia perché ho la sedia rotta che va un po' su, un po' giù. Quindi se mi vedrete ondeggiare non è il terremoto, ma è la mia sedia. Poi, facciamo ancora un esempio, anzi forse adesso metto delle frasi, ci penso un attimo perché qui bisogna vedere coi tempi come... Riusciamo a come riesco ad adeguarmi ai tempi della video lezione, che sarà, ripeto, molto breve, manca pochi minuti. Andiamo ancora a fare un esempio. Luca è stato premiato da chi? Sarà qualcuno. Quindi dal preside, anzi dal presidente, scusate, della società, qualcosa del genere. Allora fate sempre attenzione, è stato premiato e predicato verbale in forma passiva, non è un predicato nominale, perché è voce del verbo premiare, quindi non indica uno stato del soggetto, ma indica un'azione che il soggetto subisce, per questo è passivo. Luca soggetto, dal presidente, da chi? Quindi complemento d'agente, poi della società, l'avevamo già visto, sarà complemento di specificazione, dal presidente, da chi essere vivente, di conseguenza complemento d'agente. Quindi qui lo scrivo, così ce l'avete anche scritto qua sotto, complemento d'agente. Adesso vedo se riesco a farlo stare, ok? Poi della società abbiamo detto di specificazione, ok? Poi adesso magari mettiamo alcune frasi con le quali possiate esercitarvi, ci vogliono 5 minuti, ma neanche. Provate ad analizzare quindi queste proposizioni. Ricordo sempre la proposizione e la frase con un solo verbo, quindi frase semplice. Vediamo un po'. La bicicletta, guardate l'iPad anche come bravo, è riuscito a capire che io stessi scrivendo la bicicletta. Allora, la bicicletta è stata verniciata da Mario. Non vi dico niente. Pensate voi quale sia la domanda a cui risponde il complemento da Mario, pensate voi cosa sia la bicicletta e dove sia e che tipo di predicato sia, ci sia in questa proposizione. Un'altra, tanto per cambiare anche un po' il verbo, io di solito metto tutti i verbi passivi al passato prossimo, ma cerchiamo di farne altri. Un aereo fu abbattuto dal carro armato, individuare il predicato passivo, dove il soggetto, dove è il chi o il che cosa compie l'azione sul soggetto. Mio zio Gino, fate sempre attenzione, ricordatevi alle apposizioni e agli attributi, è stato operato da un grande chirurgo. Anche qui chi o che cosa. Quindi praticamente qui abbiamo finito, provate a fare queste tre, ad analizzare, scusate, queste tre proposizioni e vi saluto. Un saluto e spero di vedere presto tutti a scuola, insomma, da me e da Barbaforte. Ciao!